La nostra proposta prevede una semplificazione e un superamento della frammentazione, cosa che chiedono tutti gli economisti e le persone che si occupano di questo settore nella gestione del servizio idrico integrato. Pensate che nelle Marche abbiamo 12 gestori e in tutta la Francia ce ne sono solo 3. Quindi noi prevediamo di riunire in due grandi ambiti, uno a Marche Nord e uno a Marche Sud, i 5 ambiti che esistono tuttora, e questo ci avvicinerebbe ad avere una media di cittadini che vengono serviti da questi gestori molto più simile alla media italiana. Quindi gli investimenti sarebbero sicuramente maggiori in un momento in cui arriveranno tante risorse dal PNRR, pensate 4,4 miliardi, in più c'è anche il miliardo stanziato con la legge di bilancio del 2018 da spendersi in 10 anni. Quindi le risorse sono ingentissime per migliorare la captazione, l'adduzione, i nostri acquedotti, ridurre le perdite, favorire anche la depurazione, risistemare il sistema fognario. Pensiamo, essendo a Fano, a tutto il problema dei divieti di balneazione quando dopo le piogge gli scormatori riversano acque che non sono state depurate nel nostro splendido mare. Insomma, questi problemi vanno tutti risolti, può portare delle agevolazioni e dei miglioramenti anche tariffari, e soprattutto permettere che gli affidamenti vengano fatti da società partecipate dai comuni, che si chiamano in house, vengano fatti in maniera diretta senza passare a gara. Perché vorremmo scongiurare le gare? Il nostro affidamento scadrà nella nostra provincia nel 2028, quindi ci dobbiamo preparare. Perché potrebbe vincere una multinazionale, e per noi questo sarebbe un grossissimo danno anche all'economia, perché naturalmente gli utili verrebbero dirottati in altri territori, mentre le società partecipate dai comuni con gestori pubblici garantiscono che gli utili e i proventi vengano riutilizzati e rifinanziano attività nel nostro territorio.